Buonasera a tutti connessi. Avrei voluto dire al pubblico, ma il pubblico è distante e nello stesso tempo però è anche vicino. 2020, l'anno di Beethoven, quindi l'anno del massimo genio musicale europeo, ma anche l'anno di un flagello che si è abbattuto su di noi e che ha in particolar modo penalizzato il mondo dell'arte e il mondo della musica. Ciò nonostante però il conservatorio, il nostro conservatorio glorioso Giovan Battista Martini, ha continuato a dare segni di grande vitalità durante quest'anno. Ha reinaugurato una stagione estiva che si è tenuta nel Chiostro Grande, con grande successo, devo dire la verità, in cui maestri e allievi credo abbiano dato prova di grande maturità evidentemente nella evoluzione anche della didattica che non ha mai cessato di esistere fra queste mura, seppure con un inizio a scartamento ridotto, ma che oggi credo veramente possa ritenersi piena a tutti gli effetti. Questo è un concerto di Natale e quindi è un concerto augurale per tutti. Certo si sarebbe voluto fare con la presenza del pubblico, perché il pubblico, una sala piena di gente, gente che sta sul palcoscenico, gente che suona, gente che ascolta, è quanto di più suggestivo ed emozionante ci possa essere. Non è possibile, però ugualmente faremo musica per tutti, rimandando quello che è il nostro concerto inaugurale di tutti gli anni a una stagione migliore. Noi crediamo, speriamo la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, perché accanto a una grande vitalità didattica intendiamo anche proseguire nella nostra promozione musicale per il pubblico. Avvieremo finalmente i nostri lavori relativi ai muri, quei muri storici così prestigiosi che circondano i nostri allievi e i nostri maestri, quindi ci aspetta comunque un anno di intensissimo lavoro. Raccomando quindi a tutti coloro che ci ascoltano di tifare sempre per il Conservatorio Martini, che non ha mai dimenticato il suo pubblico di affezionati. Buonasera nuovamente. Come ha detto giustamente il nostro insostituibile presidente, noi siamo qui perché abbiamo deciso da subito e con grande ostinazione di non dimenticare né i nostri studenti né i nostri docenti, ma nemmeno il nostro pubblico. Questo concerto è stato voluto proprio perché la nostra presenza prima di Natale non venisse a mancare. Certo non è il concerto inaugurale, è un organico ridotto, normalmente il concerto inaugurale lo dirige il titolare della cattedra, che è il maestro Caprioli, che questa volta è impegnato, per cui io lo sostituisco. Ma la cosa importante è che noi intanto vogliamo augurare Buon Natale al nostro pubblico e mai come quest'anno questo augurio ha una sua importanza. Non per niente nel nostro programma, oltre alla Serenata di Dvorak, che è un grande capolavoro, Serenata di Dvorak per fiati, un grande capolavoro, si aggiunge un altro capolavoro che però è anche sintomatico della situazione, che è l'Idillio di Sigfrido, che fu scritto da Richard Wagner per, diciamo, come omaggio alla moglie che gli aveva dato il suo primo figlio. Loro poi si erano sposati da poco, dopo la nascita del bambino, e questo brano fu eseguito con questo organico, piccolo organico, cioè solo 13 strumenti, invece delle file per gli strumenti ad arco, c'è un solo rappresentante per parte, quindi 13 strumenti in tutto, fu eseguito in casa di Wagner il giorno di Natale. Per cui come omaggio, come regalo, Cosima Liszt, che era la moglie di Natale, è la moglie di Wagner, chiedo scusa, alzandosi la mattina, uscendo dalla sua stanza da letto, trovò questo piccolo organico che eseguiva questo brano, che naturalmente ha un carattere di grande amore, come può scrivere un uomo che dedica alla sua compagna di cui è innamorato nel momento in cui gli dà un figlio, e non c'è momento più bello. E quindi questo momento di intimità è quello che
secondo me bene si sposa alla situazione che stiamo vivendo e a questa necessità di vicinanza che non possiamo vivere fisicamente per tutti i problemi che la vicinanza comporta in questo momento, ma che comunque proprio perché manca tutti sentiamo più evidente e più presente in questo momento. Quindi io vi auguro buon ascolto, fra un po' cominceremo, quindi soprattutto buon Natale a tutti e auguriamoci che il futuro sia di tanti concerti con tantissimo pubblico con il quale noi vogliamo dialogare come succede in questa istituzione da centinaia di anni. Grazie per esserci.
Thank you.